chiamo Mayra Fior, sono una counselor e un'insegnante di scuola primaria. Da anni mi occupo di percorsi di alfabetizzazione emotiva e di emozioni. Quindi per me il tema delle emozioni e di conseguenza anche la gestione del conflitto è sempre stato un tema centrale nel mio lavoro e anche nella mia vita personale. Sono arrivata a questo percorso proprio perché dopo averne fatto veramente tanti, mi sono resa conto che mi mancava qualcosa. Quel qualcosa in più mi è stato proprio dato dalla comunicazione non violenta. L'idea di lavorare sul conflitto da un punto di vista completo, ampio, a 360 gradi, mi ha veramente emozionato e anche fatto sentire che ero nel luogo giusto, al momento giusto. L'essere parte di un gruppo di formazione penso sia stato importantissimo perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi. L'altro è comunque uno specchio che mi permette di vedere dove sono io e anche di integrare nuove conoscenze e nuove abilità. Quindi credo che l'altro da me sia sempre una grande ricchezza. Io penso che i punti di forza di questo programma siano davvero tanti. In primo luogo il fatto che comunque a livello proprio didattico un insieme di modalità attraverso cui viene presentato il percorso che sono molto chiare e incisive. Poi c'è proprio un aspetto di pratica che è molto intenso e che quindi permette alle persone di integrare immediatamente quello che hanno appreso magari a livello teorico, e credo che questo sia proprio l'aspetto vincente di questo percorso. Stiamo parlando al cuore, quindi ci stiamo relazionando con l'idea di conflitto non da un punto di vista razionale o anche di sapere mnemonico, ma proprio contattando quelli che sono i sentimenti e le emozioni profonde. Allora, nella mia vita è cambiata una cosa: il vivere il conflitto, il modo in cui io vivevo il conflitto. La stessa parola conflitto mi ha sempre dato ansia. Era come se dovessi affrontare una prova. Da quando ho cominciato questo percorso, vedo che il conflitto è una benedizione, è una possibilità grandissima di passarci attraverso, rendendosi conto, e quindi in questo caso personalmente mi sono resa conto che, come ogni situazione della vita, dipende da come io mi pongo. Secondo me è il dono più grande. Consiglierei questa formazione a chiunque, perché credo che al di là adesso della professione che uno può esercitare, che si occupi, come nel caso mio, di educazione o di formazione, o anche per chi lavora in azienda, credo che il conflitto e la gestione dei conflitti faccia parte della nostra vita, e essere in grado di gestire i conflitti è una leva per poter portare il benessere e la serenità nella nostra vita. Quindi credo sia fondamentale. Direi anche che non c'è crescita se non c'è una comprensione di cos'è il conflitto. Mi sento di dire che in questo tempo storico, in cui avverto c'è molta confusione, è ancora più importante focalizzarsi su quello che è la gestione delle emozioni e l'aspetto della conflittualità, perché nel nostro piccolo, quando ci occupiamo di un conflitto, facciamo quella differenza, quella piccola massa critica che va ad aggiungersi per riuscire a portare poi una trasformazione a livello più grande. Quindi nel mio piccolo sento di contribuire alla pace, non alla guerra.